of a thing you're true. Here I go again, the blame, again, the pain, the hurt, the shame, the finding, the father, the solver, the blame. At the start, the cloud, the rain. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we told. Buonasera, come ieri sera vi prego un momento in piedi di raccoglimento. Ricordo delle vittime del terremoto. Poche parole, per non parlare troppo ogni sera di una cosa diversa, di presentazione di questo festival, più che altro del concetto del festival, che è un'iniziativa che tende e tenderà a mettere insieme più rassegne o festival che si tengono sul territorio con l'intenzione di creare una sinergia e un momento di collaborazione in modo che agiscono l'un l'altro con una forma di trascinamento che porta poi al risultato concreto per la nostra penisola. È un esperimento che a suo tempo abbiamo fatto già a livello provinciale quando si misero in rete tutti i festival di jazz e il risultato fu ottimo, poi per ragioni politiche quella strategia fu abbandonata, ma era ottimo perché l'uno tirava l'altro, eravamo in cordata, non eravamo avversari, non c'erano sovrapposizione, c'era una gioiosa e simpatica collaborazione che dava i suoi risultati. Questo per noi è il sesto anno, ci eravamo posti come obiettivo 5 anni per raggiungere dei risultati efficaci, nel tempo e con la solidità si può fare sempre meglio. Questa iniziativa si realizza con concorso delle nostre associazioni, Sorrento Jazz e ATS, con concorso di qualche amico privato che devo citare per onore, come il Bar Liana, come i Giardini di Cataldo e come la birra Antoniana. Il resto, le cose programmatiche, le dirò lunedì mattina, un'intervista con Brixia Channel, che è una televisione di Brescia che trasmette in streaming alle 11 di domani mattina. Se qualcuno ha 10 minuti di tempo e vuole ascoltare, ne avrò piacere. Ma soprattutto questa iniziativa si realizza per volontà e con il concorso fondamentale del Comune di Piano, che stasera è rappresentato dall'assessore all'identità, va bene, la dottoressa Carmela Cilento, e la invito sul palco. Buonasera, grazie Tonino. Siamo qui felici di esserci, con una nota di tristezza per quello che è accaduto in questi giorni. Sono eventi che ci toccano da vicino, sono parole dette ma sono sentite. Ognuno di noi ha ancora il ricordo di quello che è capitato a noi tanti anni fa. Come vastissimo, ma si è presentato con poche note e questa denota la modestia di persone che, piuttosto che far parlare le carte, fanno parlare la musica. Quindi questo è il secondo tempo.
Quest'anno abbiamo introdotto per ogni serata una cosa particolare, le novità. Ospitiamo dei giovani, uno per ogni sera. Ieri sera abbiamo avuto il premiato del premio Elia Rosa, stasera avremo un premiato del premio Pino Daniele, che si è tenuto nel mese di giugno a Baronissi, nella videale di Baronissi. Incidentalmente anche Ileana risiede a Baronissi, è capitato tutto Baronissi stasera, il premio che fu organizzato col patrocinio del comune di Baronissi, dall'associazione Stop Bayonne, ed è presente, ringrazio, o devo dire direttore o direttrice artistica, nessun problema, Annalisa Luongo, è una carissima amica che ci ha raggiunto con la famiglia intera ed è con noi stasera. Anche l'anno prossimo, l'ha proposto lei, è giusto che lo dica, di fare una serata del festival nell'anfiteatro di Baronissi, così come quest'anno ci siamo gemellati con Arcipelaghi Sonori della provincia di Modena, e che esporta i nostri marchi e anche il nome della città di Piano, così come quello di Sorrento, le cose che facciamo in altre regioni. Noi tendiamo questa strada perché, al di là del concerto secco, noi dobbiamo fare promozione all'immagine delle nostre città e produrre di conseguenza anche incoming, pezzi non suoi. Piuttosto che parlarne, ascoltatelo. Vittorio Amato. Buonasera a tutti. Il primo pezzo che vi faccio ascoltare è uno dei miei primi brani, che si intitola Lascia che scriva. Sono due prigionieri, ma non hanno mai avuto paura.
fantasia, che sia un nome, un odore, una voce. Mi basti per quello che vuoi, fai davvero poco rumore quando dici che vuoi, ma non sai se vorrei. Mi ci guardano i tuoi e impazzisco quando te ne vai. Grazie. Bene, il secondo pezzo mi ha permesso, mi ha dato la possibilità di stare qui, di essere qui stasera. E si intitola Pop Star. Annalisa lo conosce bene perché lo sente da parecchio. E è un pezzo nato da un problema che purtroppo affligge tutti noi musicisti. Che a partire da quando andiamo a cercare una serata in un locale, quando ci andiamo a proporre, a finire con magari un ascolto con un discografico, eccetera. Cioè, uno quando va in un locale, la prima domanda che gli viene fatta è: quanta gente mi porti? Non ci interessa la musica che porti, quanta gente mi porti? Giustamente, io faccio il musicista, cioè io studio al conservatorio per portare la musica, non per portare la gente, no? E quindi poi il discorso va avanti da sé, che purtroppo ci vuole, siamo tutti schiavi del cosiddetto caloc. Puntini puntini. E quindi vi presento Popstar. Chiamata sfiga, ma un ex-cur e il topolino appresso a chi marisce. Senti, tu portami su una trentina di persone, la serata è fatta, anche domani volendo. Mi dispiace mamma, se nella vita ho deciso di fare musica, non il tipo fresco che di giorno va in giro evitando baioni e elemosinando di essere qualcuno. Perché a parole tu sai, mi basterà dire che anch'io sì, io vivo per lei. E qualcuno mi dirà, ma quanto è dura la realtà di non essere una vera popsta. Ma sta sicuro ci sarà, in un mondo che non è qua, un futuro per tutti la pop. Nel futuro sia un fattore determinante per tenere a bada sto presente, o sei tutto schiavo di un calcio in culo ricevuto grazie a sincronizzate botte di culo che manda avanti certa gente. Oh, ma noi non c'è nulla, ma chi è tu, il tipo fresco? Sì, beh, io tipo fresco. Il tipo fresco mi dirà, quanto è duro la realtà, se non hai un conto in banca almeno la metà di una vera pop sta, ma sta tranquillo il mio 8 per 1000. Grazie. Perché dubbi no, perché dubbi no.
fermarlo. Sorry.